corteo che deraglia, la violenza che esplode improvvisa, gli scontri con la polizia, le immagini degli antagonisti che con i volti travisati, caschi, petardi, bastoni, tentano di forzare il blocco delle forze dell'ordine durante il corteo di sabato contro Israele, diventano fronte di un'altra battaglia, questa volta politica. Il centrodestra, nel consiglio comunale di questa sera a Palazzo Trissino, presenta una mozione clamorosa. Via il centro sociale Bocciodromo dalla palazzina comunale che gli è stata data in concessione in via Rossi. Il sindaco può intervenire per revocare la concessione o dichiararne comunque la decadenza. Questo è il senso degli articoli 11 e 14 della concessione, che dichiarano proprio questo, e quindi è una scelta politica sicuramente, ma anche amministrativa, un atto dovuto rispetto a fatti violenti che hanno fatto fare a Vicenza una bruttissima figura a livello internazionale. La nostra visione è quella di revocare la concessione, perché è inammissibile che chi gestisce spazi pubblici pagati dai contribuenti passi il tempo ad organizzare manifestazioni sovversive e atti violenti. È indispensabile però non fermarsi alle parole, ma dare dei segnali precisi e concreti. Bisogna procedere quanto prima alla revoca della concessione, così come previsto espressamente nell'atto di concessione. Sabato si sono verificati tutti i requisiti previsti per poter procedere alla revoca. Quella che si sta aprendo a Vicenza è una nuova pagina di storia con i cantieri TAV che attraverseranno la città. Una sfida che i centri sociali hanno già lanciato, opponendosi all'alta velocità con l'occupazione di Ponte Alto l'8 luglio del 2023. Quel sabato estivo il traffico venne paralizzato in uno dei nodi cruciali della futura TAV. I fatti che sono accaduti sabato, chi pensa che siano fatti isolati e occasionali si sbaglia di grosso. Ricordiamo benissimo gli anni 2000, i cantieri TAV in Val di Susa, tutte le aggressioni che sono accadute. Ecco, questo è solo stato l'inizio di quello che sarà quando si avvieranno i cantieri TAV a Vicenza. C'è grande preoccupazione, per questo che noi dobbiamo prevenire, quantomeno mettere il Comune nella condizione di non affidare degli spazi a questi soggetti che hanno già fatto capire quali sono i loro intenti. Pare che queste siano solo le prove generali di quello che potrà accadere nei confronti del passaggio della TAV in città, e sarà inammissibile se ci saranno manifestazioni di questo tipo, di questa natura ideologica, e ad organizzarle saranno dei personaggi che gestiscono lo spazio pubblico. Questo è inammissibile, punto.